Diego Testa sale ancora sul podio nonostante non ottura lo scafo e torna in corsa per il titolo. Secondo risultato positivo per il Cartisa Yamamay nel weekend pugliese a Ostuni, dove sono disputate due gare valide per il campionato italiano offshore classe 3000. Diego ed Ettore Testa sono arrivati anche sul podio ieri ed hanno rischiato il pist dopo essersi aggiudicati la gara di sabato scorso, chiudendo la seconda prova al secondo posto. Il mare in condizioni estreme con oltre un metro di onda ha reso impegnativa la prova per tutti i partecipanti. La maggiore velocità dello scafo del circolo canottieri Napoli aveva portato Diego Testa al comando della gara al secondo giro, ma nel corso del terzo la barca ha subito una rottura allo specchio di poppa che ne ha fortemente limitato le prestazioni e condizionato la guida, costringendo i fratelli Testa a rallentare e gestire il vantaggio accumulato nei primissimi giri. Nonostante questo incidente, il Cartisa Yamamay si è difeso alla grande, chiudendo al secondo posto la gara alle spalle di Lopiano Orlando e davanti ai francesi Baccellini Gobert. Il campionato italiano offshore classe 3000 si fermerà ora per la pausa estiva e tornerà con la tappa di Quartù Sant'Elena in Sardegna il 3 e il 4 settembre prossimi. In quell'occasione sarà recuperata anche la gara non disputata a Cagliari lo scorso giugno. Al termine del campionato mancano ancora 4 prove e la corsa al titolo è ancora aperta, con il team Cartisa Yamamay a soli 16 punti dalla vetta. Ma vediamo cosa pensa di questo grande evento svoltosi proprio sulle coste ostunesi sabato e domenica scorsi l'assessore lo tesoriere. Webb saprà godersi appieno questa gara, una gara bellissima, di scafi meravigliosi, degli sportivi veri che amano il mare, amano lo sport e amano anche il luogo dove questo sport si sta manifestando in questo momento. Il nuovo Audio Studio li ha attirati e noi siamo felici di questo. Siamo sicuri che potremo diventare un appuntamento fisso nel calendario nazionale della Formula 3000.